Ciao a tutti, io sono Max Barile e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Hocus Domus. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e già che ci siete, mettete anche tanti like. La prima parte del video realizzato dal Mago Fax ha riscosso un grande successo, soprattutto presso i miei amici maghi, miei coetanei, i quali mi hanno chiesto di non aspettare di pubblicare subito la seconda parte del video, senza lasciare che passassero i soliti 7-8 giorni che normalmente intercorrono tra una puntata e l'altra di Hocus Domus. Potevo io deluderli? No, ed ecco qui, appositamente per loro, realizzata questa puntata speciale dedicata a stupire. Quando compravo Stupire avevo 11 anni. Ricordo che i giochi di prestigio non occupavano un posto importante nella lista delle priorità dell'economia domestica. Per cui, per poterlo comprare, dovevo fare i risparmi, conservando, per esempio, i resti che potevi tenere quando ti mandavano a fare delle commissioni. Vi sto raccontando queste cose perché vorrei far capire, soprattutto ai più giovani, quanta gioia provassi al raggiungimento del mio obiettivo e quanto fosse importante per me investire i miei risparmi in una cosa alla quale tenevo veramente tanto e per la quale dovevo attendere ogni volta una settimana. L'epoca che stiamo vivendo, fatta di immediatezza, certo ha i suoi vantaggi. Vedere una cosa, comprarla e riceverla il giorno dopo è comodo, ma io credo che abbia tolto qualcosa a quella magia fatta anche di attesa, perché l'attesa reca in sé un potere, quello di dare il giusto valore alle cose che ci piacciono tanto. Adesso lascio la parola al Mago Fax per la seconda parte della storia di Stupire. Buona visione! Quindi ci siamo accorti che in realtà forse è proprio una differenza di interesse che coinvolge più il pubblico maschile che non quello femminile, almeno come scelta di attività, non come scelta di pubblico, cioè questo non è molto differente. Bene, per cui Stupire nasce, vende, trasforma un po' il mondo della magia italiano portando un sacco di nuove leve a studiare, imparare e a fare magia. È positivo e negativo, cioè molto difficile da dire questa cosa, però in realtà io credo, visto che molti dei maghi attuali bravi, ma bravi bravi bravi, nascono a Stupire, direi allora un po' sicuramente positivo. Stupire viene, diciamo, esaurito, non esiste più ormai da anni, diventa una rarità bibliografica grossissima. Qualche anno fa mi telefona, fra l'altro, la Biblioteca Nazionale di Roma e mi raccontano una cosa che, devo dire la verità, io non sapevo, cioè mi telefono e dice: signor Faggi, lei è l'autore di Stupire, abbiamo una comunicazione da darle, perché forse lei non sa, ma dice, noi come Biblioteca Nazionale ogni anno ci riuniamo e esaminiamo alcuni testi che devono avere alcune particolarità, devono essere stati scritti da italiani, è state pubblicate da editori italiani in lingua italiana. Di questi testi che noi esaminiamo, devono oltretutto essere rappresentativi per un qualche cosa, cioè un'arte, per esempio, un argomento molto particolare, scientifico, eccetera, eccetera. Ci le volevamo comunicare che quest'anno, fra i testi scelti, uno è veramente il suo Stupire.
cosa succederà a questo punto, mi dice. Noi questi testi che sono scelti, che decidiamo, che vogliono essere un esempio di quello che è successo in Italia in un certo periodo, vengono archiviati in un contenitore antiatomico, diciamo che supererà qualsiasi evenienza anche negativa. E per cui diciamo che Stupire è stato anche scelto come, diciamo, un esempio importante della editoria magica. Bene. Mi piace anche raccontare un paio di aneddoti, cioè in realtà io andavo poi tutte le settimane dal fotografo, cioè insieme al mio amico Vittorio Marazzi, che mi ha aiutato tantissimo in questa cosa, ma non solo, lui era fra l'altro, oltre ad essere un prestigiatore, era anche un manomodello, per cui prestava le mani ai film dove magari l'attore non aveva le mani belle e il primo piano doveva essere invece di una mano piacevole anche in quel caso, cioè lui faceva il manomodello, per cui le fotografie che scattavamo, le mani del prestigiatore non erano le mie, ma erano quelle di Vittorio Marazzi. Ecco, ti voglio dire, andavamo tutte le settimane dal studio fotografico che realizzava tutte le cose, e quando abbiamo finito, la fotografa che si chiama Tiziana Delù, io l'ho anche sposata, per cui diciamo il Stupire ha avuto per me una importanza doppia e molto 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 importante. Bene, direi che in linea di massima io vi ho raccontato più o meno di che cosa si tratta. Ecco, Stupire attualmente è praticamente introvabile, cioè i club lo hanno, per cui se qualcuno fa parte di un club magico, direi che può sicuramente avere la possibilità di guardarlo. Ma che cosa contiene Stupire di giochi? Vabbè, contiene una serie di giochi di tutti i generi, cioè matematici, di piccole manipolazioni, meccanici, fisici, eccetera eccetera, ma direi che nel caso del 95% sono facili da eseguire, ma di effetto molto 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 impressivo, cioè il gioco che fa dire wow, che bella cosa questa qua, come hai fatto, come puoi aver fatto, senza creare grossa difficoltà. Cioè Stupire poi aveva comunque un elenco di libri a cui uno si poteva riferire, andare a specializzarsi, a leggere di più, eccetera eccetera. Bene, io non so se ho altro da dirvi, cioè, ma sì, ce ne sarebbe moltissimo di cose da dire. Diciamo che forse una cosa molto importante, noi credo che molti lo sappiano, non tutti, in Italia abbiamo tanti club di magia, ma ne esiste uno che è il Club Magico Italiano, che è il club di riferimento nostro, cioè l'associazione di categoria dei maghi italiani. Beh, il Club Magico Italiano, allora diretto da un personaggio incredibile, Chun Chin Fu si chiamava nel nome d'arte, non era cinese come in realtà dice il nome, ma era un falso cinese, ma si chiamava Alberto Sitter, è stato un grande mago, un grande uomo, un grande personaggio a cui abbiamo voluto tutti bene. Alberto Sitter, io ricordo che mi disse: Carlo, è ora che succeda qualcosa di questo genere, sono perfettamente d'accordo. E questo mi aveva molto allargato il cuore, perché alcuni non lo erano, cioè a me ha causato diverse inimicizie da parte di alcuni che non erano d'accordo sul fatto di uscire con dei libri. Cioè, io invece però ho sempre creduto che il libro abbia una sua funzione molto importante. Il libro, non, soprattutto di un libro tecnico come può essere un libro di giochi di prestigio, se uno è solo un curioso che vuole scoprire i trucchi, quando si accorge che la spiegazione è complessa, muovi un dito così, sposta un pochettino la mano indietro, eccetera eccetera, a quel punto, dopo la terza pagina, smette di leggerli. Se va oltre la decima pagina è perché a questo punto è diventato uno dei nostri, cioè era un solo lettore, ma si sta appassionando, e quando avrà finito il libro non sarà più un solo lettore, ma sarà un prestigiatore.
Bene, credo di avervi detto, beh, tutto non è vero, cioè di avervi detto buona parte di quello che necessita sapere su questa storia di stupire, e magari adesso vi faccio vedere qualche immagine in modo che possiate avere più chiaro di che cosa si tratta. Bene, grazie di avermi ascoltato, Cipiglia, grazie mille. Beh, come vi dicevo, all'inizio si era pensato soprattutto di dare come immagine televisiva di sponsorizzazione di stupire quella di Silvan, tanto è che era addirittura stata redatta la prima copertina con l'immagine di Silvan, che poi in realtà non è andata a finire così perché l'editore ha preferito, per suoi motivi ovviamente, utilizzare invece quella di Tony Binarelli. Tony ha fatto più di un spot televisivo dove in realtà c'era un bambino che faceva un gioco con le coppe dove appariva un pulcino, e quel bambino era Leonardo, mio figlio. Bene, credo proprio di riuscire a farvi vedere un paio di questi spot pubblicitari, così per ritornare un po' indietro nel tempo. Tony Binarelli ti svela i suoi segreti. Stupire, corso rapido di prestigiatore. Stupire ti rivela trucchi incredibili. L'evasione di Houdini dalle catene. La levitazione. Ipnotizza i tuoi amici. Conquista il tuo pubblico con Stupire. 30 fascicoli settimanali con centinaia di magie e tutti gli attrezzi di un vero prestigiatore. Diventa anche tu un personaggio di successo. Stupire. 120 spettacolari giochi di prestigio e di magia alla portata di tutti. Stupire. In 30 fascicoli settimanali, tutti i segreti del prestigiatore. In edicola il primo fascicolo con il primo strumento magico. A sole 2000 lire. Stupire. Visto il grande successo che ha avuto Stupire in Italia, si pensò di andare alla Fiera del Libro di Francoforte per offrirlo a eventuali compratori stranieri. La Fiera del Libro di Francoforte è la più grande fiera di questo genere al mondo. Lì trovammo veramente un grosso interesse, tanto è che, se io ricordo, è un po' un ricordo, venne venduto per, se venduto è la parola giusta, per 8 lingue e 12 paesi. Non ho mai più seguito il tutto, anche perché se qualcuno lo ha edito probabilmente con un titolo differente. L'unico di cui sono al corrente, che posseggo, è quello edito in lingua inglese, che si chiamava Ehi Presto, It's Magic, che state vedendo adesso in queste illustrazioni, che erano le illustrazioni di pubblicità nei paesi dove veniva venduto. Bene, credo di avervi detto tutto o quasi tutto perlomeno, quindi non mi resta che dire grazie per avermi dato retta in questa storia che mi coinvolge personalmente, ma che soprattutto veramente coinvolge anche tutto il mondo della magia. Grazie di cuore. Fantastico! Voglio ringraziare il Mago Fax per averci fatto questo incredibile regalo. Aver rivisto gli spot televisivi di Stupire, che ricordavo di aver guardato da bambino, è stato emozionante. Grazie Mago Fax, a nome mio e di tutti i maghi della mia generazione che seguono Hocus Domus. E ancora, voglio ringraziarti perché finalmente ho capito che si pronuncia Hugs. Io sono sempre Max Barile, vi do appuntamento alla prossima puntata, nella quale torneranno le altre rubriche, il contest, il gradito ospite e la magia di oggi. Vi aspetto. E alla fine ti davano anche il diploma, eh?